si è fatto sorprendere alla partenza da regalia. In questa fase Guerin sembra che ne ha di più, però deve stare attento a non strafare, a non rovinare troppo le anteriori, perché sennò poi il ritmo si alza subito. Ecco qua la regia del nostro Pietro Sollecchi ci ripropone il tentativo di sorpasso con le ruote fumanti da parte di Victor Guerin nei confronti di Regalia, mentre Brendo Maesano sfreccia con un vantaggio enorme già in queste prime fasi su Regalia, 3 secondi e 6, quasi 3 secondi e 7, poi a 4 secondi e 4 Guerin, poi Liberati a 5 secondi e 4 in quarta posizione, quinto posto per Maxime Jus, 6 secondi e 4, poi Michael Lewis, Sergio Campane, leader del campionato, è settimo, poi ottavo Civer, poi Giovesi e Marcello. Campana farà una gara di mantenimento per cercare di guadagnare punti e per non strafare, per cercare di arrivare in fondo, che dici? Ma, come ho visto prima, come abbiamo visto anche nella gara di ieri, ha un passo leggermente migliore rispetto a tutti gli altri, quindi secondo me Lewis o Just addirittura, che stava cercando di passare prima, può ancora agguantarli. Sicuramente un quinto posto gli farebbe più che bene in ottica campionato, anche perché Marcello vediamo che è ancora in decima posizione e non riesce a schiodarsi da lì. Eccolo, una bella inquadratura per Brendo Maesano, lo scorso anno ricordiamo campione italiano della Formula Abarth, quest'anno protagonista con il Ferrari Driver Academy e poi qui alla BVM Target, il team è gestito da Giuseppe Mazzotti, che sta ottenendo buoni risultati, ottimi risultati, tant'è che si trova al primo posto nella classifica dei team. E oltre che anche con il loro pilota Sergio Campana. Vediamo i piloti sfrecciare qui sul traguardo. Il vantaggio cresce ancora di Brendo Maesano, è quasi 4 secondi. A questo punto cercherà di ancora di aumentare e incrementare il vantaggio oppure cercherà di gestire le gomme? Ma secondo me sicuramente tirerà ancora, però con una certa tranquillità, quando vedi l'avversario che comunque è a un centinaio di metri sei molto più sicuro e hai la situazione in mano, quindi gestisci tutto al meglio, anche comunque senti la macchina, se c'è bisogno di alzare leggermente il ritmo lo fai senza troppe pressioni, e questo Maesano adesso sembra che lo sta facendo benissimo. Per Regalia forse è stato un po' rallentato dal duello con Guerin, forse gli ha fatto perdere un po' il contatto con il primo. Sì, però Maesano ha avuto subito già dai primi giri un altro passo di qualche decimo migliore, e poi adesso siamo al decimo passaggio e è a praticamente 4 secondi, che è un bel margine di sicurezza. E nelle prime posizioni vediamo Maxime Jus avvicinarsi a Liberati, per lui una buona rimonta, è partito, ricordiamo, dalla quarta fila dopo una retrocessione di due posizioni rispetto alla posizione che gli spettava. Eccoli, vediamo sul traguardo i piloti sprecciare con Maesano che allunga ancora, 4 secondi e 2 il vantaggio su Pagu Regalia, terza posizione per Victor Guerin a 5 secondi e 3 dal leader, poi Liberati a 6 secondi e 4, seguito da Maxime Jus a 7 secondi e a 6 decimi da Liberati. Poi vediamo in sesta posizione, come si conferma, Michael Lewis, ed è tallonato a sua volta da Sergio Campana a poco più di 6 decimi. Ecco, vediamo Maxime Jus che cerca ormai l'attacco su Liberati, gli è vicinissimo, così come Marcello su Giovesi, da un paio di giri cerca di la scia per cercare di ottenere la sua posizione, a quel momento lottano per la nona posizione. Brendo Maesano, leader incontrastato di questa gara 2, partito dalla pole position, guida con 4 secondi e 2 su Regalia, cercherà di incrementare il margine quando mancano poco più di 9 minuti al termine della gara, che ricordiamo è sui 28 minuti più un giro. Qui siamo sul
team BVM Target, che segue da vicino le evoluzioni del suo pilota, ricordiamo Brendo Maisano, francese di Cannes, 17 anni, giovanissimo protagonista, è venuto dal kart, poi lo scorso anno la vittoria del campionato di Formula Abarth. Sono tanti i giovani talenti che vengono su dalla Formula Abarth e poi anche al debutto in Formula 3 si contraddistinguono per le loro doti velocistiche, Marco. Sì, la Formula Abarth, anche lei è nata da poco, è un'ottima formula di passaggio tra il go-kart e appunto le formule, e non è tanto lontana da un ritmo sul giro di una Formula 3. Quindi sicuramente chi ha già fatto la Formula Abarth per 1-2 anni passa in Formula 3, il salto non è così clamoroso. Mentre c'è l'attacco di Sergio Campana nei confronti di Michael Lewis, che ormai è prossimo, è vicinissimo. Michael Lewis deve difendersi, forse qualche problema, lui che è un pilota di attacco forse avrà qualche problema, mentre Liberati è seguito come un'ombra da Maxime Giusse, che ora si avvicina tantissimo, cercherà di prendere la scia il pilota francese, lo ricordiamo lo scorso anno secondo nel campionato di Audi, Formula Audi Palmer, pilota francese di 20 anni, ama correre sulla pioggia, anche aggressivo, fino allo scorso appuntamento si trovava in seconda posizione in campionato alle spalle del compagno di squadra Sergio Campana. Poi ieri il tamponamento di Deceiver è lo zero in classifica, gli ha fatto perdere un po' il margine, però si trova comunque in terza posizione in campionato. Ricordiamo che il primo degli esordienti avranno questo test premio, per cui la lotta è durissima in questo campionato. Test premio con la Ferrari, ricordiamo. Sì, io stavo guardando ancora la lotta tra Liberati Jus e Campana Lewis, che i due piloti della BVM si sono fatti pericolosi negli ultimi giri e appunto si fanno molto pericolosi nel primo tratto di pista, dove è un po' più veloce e ci vuole un po' più di percorrenza in curva, mentre soffrono ancora un pochettino nell'ultima chicane e curva Roma, dove non riescono a sfruttare la scia per il rettilineo dell'arrivo. Poco più di mezzo secondo tra i Liberati, che vediamo inquadrato, e Maxime Giusto alle sue spalle, lottano, ricordiamo, per il quarto posto. Eccolo Maxime Giusto ad avvicinarsi, no scusate, questo era Sergio Campana, il compagno di squadra di Giusto, hanno gli stessi colori. Michael Lewis deve difendersi dall'attacco del leader del campionato, che ormai sembra non più gestire i punti, ma vuole andare all'attacco, vuole conquistare un maggior margine di punti possibili, perché vuole vincere questo campionato a tutti i costi. Un'occasione unica per lui, che ha 24 anni e si trova alla terza stagione qui nel campionato italiano di Formula 3, e per lui è l'ultima, diciamo, occasione per sfondare, diciamo. Ma è un'ultima occasione, non si sa mai, perché comunque sai, le occasioni arrivano sempre all'improvviso, un po' come è successo anche a me, però devo dire che con l'età è quello che più si avvicina a me, quindi mi fa un po' più piacere che un ragazzo esperto come Campana sta facendo ottimi risultati e se lo merita questo campionato. È un pilota molto esperto e quindi bravo nella messa a punto della monoposto, infatti l'abbiamo visto partire spesso nelle prime file. Poi la vittoria a Spa in gara 2, la prima vittoria, ieri la seconda, è autore di molti piazzamenti che gli hanno consentito di conquistare la vetta nel campionato, che guida con 107 punti. Inquadrato il pilota del team Luci di Kevin Giovesi, milanese al secondo anno nel campionato di Formula 3, con regalia, mentre il margine di vantaggio di Maisano, che vediamo inquadrato, il leader della gara, è a 4 secondi e mezzo quando mancano poco più di 4 minuti alla fine della gara, un margine ampio che può incominciare a gestire. Mentre vediamo Giusse nuovamente all'attacco di Liberati,
forse ha perso qualcosina. Sto guardando Guerin che dopo quella spiattellata alla Sorate ha tirato un po' il remi in barca. Forse sta pagando con le gomme. Sì, sicuramente sul dritto sentirà le vibrazioni che gli fanno perdere un po' di velocità. E poi come ritmo vediamo proprio che Liberati ha, o il gruppo che lo segue lo sta recuperando piano piano, e ormai Regalia sente meno la pressione. Ecco, a proposito di pressione, Guerin, vediamo inquadrato in questo momento, un pilota indubbiamente veloce, però nelle fasi in cui è sotto pressione appunto sente la tensione e a volte commette anche degli errori magari. Sì, è anche lì che si vede un po' la differenza tra i vari piloti, la base diciamo che c'è, se c'è il talento o no, però non conosco personalmente Guerin, quindi mi sembra anche lui un rookie. Sì, viene dalla Formula Abarth, però al momento anno. Terzo sta facendo sicuramente un'ottima gara, quindi bene, cioè positivo. Sì, sì, poi ci abbiamo evidentemente, come abbiamo detto all'inizio di telecronaca, i consigli di Nicola Larini. Abbiamo visto ieri anche ad Adria, però ieri durante le prove lo segue da vicino, gli dà molti consigli, così come Giacomo Ricci segue Michael Lewis come coach driver, e poi c'è Enrico Toccacielo che segue nel team Lucidi i piloti, del team Lucidi, segue Giovesi. Eccolo qua, ma Brando Maisano a 3 minuti dalla fine della gara, poi si dovrà compiere un ulteriore giro, guida la gara con 4 secondi e mezzo su Victor Guerin, terzo, poi in quarta posizione su Regalia, scusate, terzo Guerin, quarto Liberati, seguito in quinta posizione da Giusto che ormai ha un secondo di distacco, forse ha mollato un po' gli ormeggi, c'era stata una fase in cui si trovava a pochi decimi di distacco, adesso è un po' indietro. Poi Michael Lewis sesto, poi settima posizione per Campana che anche lui ormai ha un secondo di distacco dall'americano della Prema Racing, poi ottava posizione per Civer, poi nono Giovesi, decimo invece Raffaele Marcello è rimasto un po' nelle retrovie e non è riuscito a recuperare come nelle precedenti gare. Sì, Campana mi sembra che ha fatto un errore perché c'è Civer dietro attaccato a lui, mi sembra che o ha provato un attacco su lui se non gli è andato a buon fine, però adesso ha perso un po' di terreno e deve difendere la posizione. Max Ingius inquadrato all'attacco di Liberati per la quarta posizione. È una pista difficile dal punto di vista tecnico, questa di Vallelunga. Ricordiamo che qui vi ha svolto i test anche la Ferrari in precedenza, mentre c'è un pilota in testa coda. La Prema. Ci sembra Marcello, quello sì, della Prema Racing, si è uscito di vista qui sul traguardo. Sì, numero 53, Marcello. Eccolo qui, il replay è uscito sulla terra, però è riuscito a recuperare la vettura, testa coda per lui.